Quando è entrata in pronto soccorso sua madre? È stata sabato alle 2 ed è stata ricevuta, se visitata, a mezzanotte di sabato. Con un codice? Giallo. Donatella Pizzi racconta al TG8 quello che sta accadendo a sua madre, 83 anni, giunta sabato scorso al pronto soccorso di Pescara per problemi di salute aggravati dal Covid e ancora in attesa di un ricovero per un'aspirazione polmonare. Estenuanti ore di attesa tra pazienti stremati che aumentano di giorno in giorno in quel reparto sanitario di frontiera che è il pronto soccorso del Santo Spirito, congestionato da un'affluenza che non si riesce a gestire anche a causa della carenza di personale, denunciata innumerevoli volte anche dai rappresentanti delle istituzioni, il più recente il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari. Così, dopo la morte di Bruno D'Attanasio, l'anziano deceduto nei giorni scorsi dopo lunghe ore di attesa al pronto soccorso, Donatella ha scelto di raccontare quello che sta accadendo. Non solo a mia madre, ma a tante altre persone che sono stazionate in pronto soccorso da giorni e giorni in condizioni abbastanza pesanti. Ad oggi sono circa 110 persone dentro il pronto soccorso che hanno bisogno comunque di un ricovero. E questo purtroppo non avviene perché non ci sono posti in ospedale. Nonostante abbiamo delle strutture vuote che potrebbero essere comunque adibite, il tutto non avviene. Mia madre è una malata comunque oncologica, ha bisogno di fare un'aspirazione polmonare. È da 4 giorni che è ricoverata. Lei è dovuta andare personalmente in reparto a cercare un chirurgo, ha detto. Sì, io ieri pomeriggio quando ho visto mia mamma che comunque era destabilizzata, e prima sono andata in direzione sanitaria a lamentarmi e poi sono salita al terzo piano per cercare un chirurgo e dopo 2 ore effettivamente il chirurgo è sceso e ha parlato con me di questo problema. Però non ci sono state soluzioni al problema? No, non ci sono soluzioni perché non mi ha saputo dire se ci fossero dei posti letto dove potesse essere ricoverata. Ma ripeto, non parlo solo per mia mamma, ma per tutte le persone che sono ricoverate qui dentro e che aspettano da giorni comunque degli interventi dei medici. I medici che sono in pronto soccorso stanno facendo tutto il loro lavoro, ma purtroppo il personale manca. Sono 3 medici per 110 posti letto in pronto soccorso. Quindi è una cosa indecente, l'amministrazione sanitaria dovrebbe fare qualcosa, agire, perché manca il personale. Lei ha contato proprio personalmente questa mattina e ha scoperto appunto 110 persone in attesa. Io le ho contate ieri, ne erano 80, personalmente ho contato tutti i letti che sono ammucchiati nel pronto soccorso. Oggi ne sono 110, tutti vengono qua, ma dove devono andare? Ci sono persone anziane che sono anche sole, li senti urlare. Magari non hanno parenti, però ci sono delle situazioni comunque brutte, molto brutte. Perché quello non è dignitoso. Il modo in cui sono quelle persone non è dignitoso, non è umano.